prepotentemente imposto di girare. Ci hanno interpellato via VHF, ci hanno comunicato i nuovi punti e ci hanno detto che stavamo sconfinando. A nostro avviso ancora c'erano 2 ore, quasi 3 ore di strada ancora da fare, in testa si parla, la velocità del 2008. E niente, abbiamo dovuto girare perché ci hanno imposto di tornare indietro. Eravamo in contatto sia con loro che con la Maddalena, con la capitaneria della Maddalena, per essere sicuri di... Cioè, siccome loro hanno questo vizio di salire a bordo di prepotenza e poi staccare VHF e portarci via, e allora mi sono messo in contatto con la capitaneria e quindi per sicurezza stavo in contatto anche con loro, però non è che sono stati poi così scortesi, ci hanno intimato l'altro, ci hanno detto che stavamo sconfinando e quindi io per sicurezza, visto quello che era successo in Liguria, ho preferito girare. E ora siamo rimasti così in sospeso, questo è successo 10 giorni fa, 10-12 giorni fa. Ora vedremo oggi, ci proveremo di nuovo, non so, vediamo cosa succede. Questa è la distanza che si hanno preso dalla costa, 38 miglia, 38 miglia dalla costa si sono allontanati. E qui lo stesso ci sono, qui ci sono le nostre zone di pesca, perché noi praticamente seguiamo la battimetrica, però poi arriviamo a sbattere contro il confine, siamo costretti ad allargarci, ad allontanarci, fino a che perdiamo la battimetrica interessante, andiamo a finire nell'altifondaglio e giriamo. Però da qui ad arrivare a 600 metri che sono qua su, ci sono tre ore di traino che sono... praticamente quasi più della metà della giornata di pesca. E da qui hanno inglobato lo stesso, con questa linea blu, hanno inglobato le zone, dove, le zone ovest, dove di solito pescano le barche di Santa Teresa e tutto qua. Questa è una zona dove per il pesce spada le barche ci lavorano, qua ci lavorano, e ora con questa interruzione qua andrebbero sicuramente ogni volta che calano in acque francesi e prelevati. Infatti andiamo a finire in acque francesi. Poi non si spiega queste 40 miglia, quasi 38 miglia dalla costa, da dove sono saltate fuori. Probabilmente ora allargando qua la scala si vedono le battimetrie e si vede allora si vede che qua ci sono 800-900 metri, 1000, qua ce ne sono 800, qua ce ne sono 850, invece qui c'è la battimetrica che sale da 600, sale a 520, qui c'è una striscia che se uno esperto riesce a individuare con le battimetriche, c'è una specie di banco pescoso, molto pescoso, che loro hanno inglobato dentro. Molto probabilmente sono andati tatticamente a inglobarsi questo banchetto qua. Perché qui non appare, non è segnata come una secca tale questa, come questa qua. Però se uno legge le battimetrie, qua la battimetria gli rivela che c'è un banco. Qui ci sono da 900 metri, qua siamo a 520, cioè ci sono 400 metri di dislivello, quindi è un banco camuffato, diciamo così, non evidenziato.